Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Vuoi mantenerti in forma? Vuoi fare una sana palestra? Ti piace la box, detta anche la nobile arte? E allora vai al Boxing Club di Castellammare di Stabia, in via Napoli 344, zona Cantieri Metallurgici. Troverai personale qualificato che ti accoglierà e ti permetterà di seguire il tuo sport preferito. Se vuoi, contattaci allo 081 870 7523 oppure al 339 43 44 675. Ci puoi seguire su Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Boxing Club ti rimette in forma. Siamo in compagnia di Mirko Albertazzi. Mirko, possiamo dire un punto importante per questa Virtus Francavilla, a cospetto di una buona Juve Stabia. Ecco, è un risultato secondo te meritato da parte della Virtus o c'è stato qualcosa in più fatto alla Juve Stabia? No, beh, diciamo che è stata una partita molto equilibrata sia nel primo tempo che nel secondo. Tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto, hanno provato a fare il gol del vantaggio, poi vabbè, la Juve Stabia è andata in vantaggio. Noi nel secondo tempo siamo riusciti a mostrare il nostro gioco e ad agguantare il pari. Ecco, con i cambi sembra che soprattutto nel secondo tempo la Virtus Francavilla ha fatto qualcosa in più, ecco, si poteva addirittura strappare l'intera posta in palio nell'ultima occasione, però forse sarebbe stato un po' troppo. Vabbè, diciamo che dalla parte mia avrei voluto 3 punti, però no, va bene, entrambe le squadre hanno mosso la classifica e siamo contenti così. Ecco, l'anno scorso si diceva una Virtus Francavilla matricola terribile. A questo punto, visto che vi state confermando anche quest'anno, adesso è una vera realtà di questa Serie C? No, beh, noi ogni settimana per settimana lavoriamo e proviamo a dare il meglio di noi. L'anno scorso sicuramente è stato un anno positivo e quest'anno vogliamo fare ancora di più. Un punto qui al Menti che cosa vi può dare, ecco, in ottica campionato futuro? Ecco. No, beh, sì, diciamo che la prendiamo positivamente, come ho detto prima. E dobbiamo continuare, dobbiamo dare continuità e muovere sempre la classifica.